come prime uscite, ne ha fatte una a Verona e una a Firenze. Spero, mi auguro e sono certo che comincerà a girare un po' la città e a occuparsi delle problematiche di questa città, al di là dei selfie con il leader della Lega o di partecipazioni ad eventi come quello di Verona, insomma, che lasciano perplessi e mi fermo qui. L'altra cosa sulla polemica del giorno, che riguarda invece la presa di posizione di Buongiorno Livorno attraverso un amico come Ivano Pozzi, relativo a Matteo Bagnoli, presidente di Avis, qualcosa ha già detto Loris Rispoli. Io dico che in questo momento, dove sin dall'inizio io personalmente, ma anche le forze che compongono la coalizione che mi sostiene, abbiamo cercato insieme di creare un fronte comune che riguardasse la sinistra e il centro-sinistra, perché c'erano dei rischi per questa città, ovvero continuare sulla falsariga di questi ultimi 5 anni o, peggio ancora, trovarsi la Lega con i propri modi di comportarsi e con le proprie idee, con i propri pensieri che sono distanti migliaia di anni luce da questa città, insomma, che Buongiorno Livorno si concentri su polemiche sterili, senza fondamento, come quella di un presidente di un'associazione che secondo loro non in maniera inopportuna si mette al servizio della città per fare politica, per dare un contributo, francamente. Mi amareggiano e mi lasciano molto deluso, anche perché poi all'interno di questa realtà, in passato, 5 anni fa, e poi non so, magari anche questa volta, di situazioni simili, molto simili, ce ne sono state. Senza fare nomi. No.